Bentrovati ad Agri News, il TG dell'agricoltura, firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con CSQA, Bioagro, Intermizzò e ARPAV. Veneto Agricoltura è presente con uno stand regionale alla 54esima edizione della Fiera del Riso di Isola della Scala nel Veronese, in corso di svolgimento fino al prossimo 2 ottobre. Filo conduttore dell'area espositiva è l'acqua in rapporto all'agricoltura e al territorio, un tema importante di grande attualità vista la siccità che ha caratterizzato l'estate del 2022. L'Agenzia regionale da anni sta affrontando il tema dell'uso sostenibile della risorsa idrica in agricoltura, in stretta collaborazione con la Regione e i consorsi di bonifica del Veneto. Esempi di buone pratiche sono i tanti progetti pilota realizzati nell'ambito di programmi europei e regionali che hanno visto al centro l'uso razionale dell'acqua, in particolare come accumulare l'acqua quando in abbondanza e come risparmiare l'acqua attraverso specifiche pratiche agronomiche. Per combattere la diffusione della Drosophila suzuki, il moscerino che infesta i piccoli frutti, viene rilasciato un antagonista naturale, il Ganaspis brasiliensis. Un progetto sperimentale realizzato in Veneto grazie alla collaborazione tra i servizi fitosanitari della regione e l'Università di Verona. Colonizza i piccoli frutti, mirtilli, uva e soprattutto ciliegie. Può compromettere più del 50% di una coltura. La Drosophila suzuki è un moscerino di importazione che ora, grazie ad un progetto autorizzato dal Ministero della Transizione Ecologica, si cerca di combattere tramite il rilascio in ambiente dell'antagonista naturale, il Ganaspis brasiliensis. Il progetto di lotta biologica avviene in collaborazione tra l'unità operativa del Servizio Fitosanitario del Veneto e il Dipartimento di Biotecnologia dell'Università di Verona, dove è allevato il parassitoide alloctono. L'azione della Regione del Veneto si estenderà in una cinquantina di siti di rilascio in corrispondenza delle zone cerasicole più importanti del Veneto e di allevamenti di piccoli frutti, spingendosi fino anche a delle zone di pianura. Previa però un'attenta analisi del rischio per l'ambiente, per gli organismi autoctoni, dell'effetto che questo organismo alieno potrebbe avere sulla fauna e sugli organismi autoctoni e anche previa valutazione economica ed ambientale. In queste gabbie allevo Drosophila suzuki tramite una dieta artificiale e successivamente utilizziamo gli adulti di Drosophila suzuki per infestare dei mirtilli. Questi mirtilli infestati verranno offerti al nemico naturale Ganaspis brasiliensis, il quale riuscirà a rilevare le larve deposte all'interno dei mirtilli e di conseguenza parassitizzarle. Le larve di Drosophila suzuki parassitizzate daranno vita a dei nuovi individui di Ganaspis brasiliensis, i quali contribuiranno al controllo biologico del moscerino. Qui siamo nei sotterranei di Villa Lebrecht. È necessario l'isolamento del nemico naturale per poterlo controllare e l'allevamento viene fatto in celle dove controlliamo tutti i parametri vitali, quindi la luce, la temperatura e l'umidità, in un ambiente confinato per evitare anche la possibilità di contaminazione all'esterno, essendo un organismo che non è presente ancora nelle nostre condizioni. È in arrivo la 28esima edizione di Caseus Venete, attesissimo evento dedicato ai formaggi, in programma sabato 1 e domenica 2 ottobre a Villa Contorina, Piazzola sul Brenta, nel Padovano. L'evento, organizzato da Aprolav, presenta quest'anno numerose novità. La prima, Caseus Venete, allarga i suoi confini e diventa Caseus, un unico evento con tre percorsi espositivi, Caseus Veneti, Caseus Italie e Caseus Mundi. Inoltre, per l'occasione, è stato realizzato un nuovo sito internet www.caseusitalie.it, un nuovo logo e tre colori identificativi, rosso per il Veneto, blu per l'Italia, verde per il mondo, che guideranno i visitatori all'interno dell'esposizione. Infine ricordiamo che a Caseus 2022 debutterà il nuovo stand regionale di Veneto Agricoltura, una struttura modulare che vedrà presenti anche CSQA, Intermizzò e Bioagro. Anche in questo spazio sono tante le novità annunciate. Come sempre spazio al nostro agrometeo a cura di ARPAV, l'Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale del Veneto.
Nelle prime due decadi di settembre le piogge sono state abbastanza frequenti e in alcuni casi anche abbondanti. I quantitativi caduti fino al giorno 20 sono risultati in prevalenza intorno alla media o leggermente superiori nel Vicentino e su parte della pianura centro-meridionale. Scarti invece negativi rispetto alla media si sono registrati nel Veronese su parte del Trevigiano. Le precipitazioni totali dall'inizio dell'anno risultano invece ancora molto inferiori alla norma e in alcuni casi vicine ai record minimi dell'ultimo trentennio. Nei prossimi giorni, almeno fino a sabato 24, il tempo sarà ancora stabile, in prevalenza soleggiato, senza piogge. Dal pomeriggio sera di sabato e fino a inizio settimana sono attesi dei passaggi perturbati con nuove precipitazioni anche diffuse sulla nostra regione. Dalla terra all'ambiente alla tavola con i consigli dello chef Alessandro Mazzone. Oggi andiamo a presentare una ricetta dolce che vede come protagoniste le marasche di Luxardo, siamo nei nostri colli euganei. Il cremoso come lo prepariamo? Unendo 150 g di cioccolato bianco in una casseruola in bagnomaria con della panna. Stesso identico procedimento per il cremoso alla gianduia. Partiremo con la panna montata, spolveriamo immediatamente con il cavè caffè numero 1, arabica al 100%. Un po' di nocciole, le marasche Luxardo e questa sfoglia di cioccolato. A questo fantastico dessert andiamo ad abbinare un grandissimo vino. In particolare oggi abbiamo il Reciotto della Valpolicella di Villa Spinosa 2018, una DOCG molto importante per il territorio veronese. Bene, grazie per l'attenzione. AgriNews vi aspetta nella prossima puntata.